Near, far, wherever you are. No, no, no. Titanic in 3D, in tre dimensioni. Ormai si sta facendo la migrazione di tutti i film in 2D a quelli in 3D. Mi ricorda un po' quando io ero pischello, cioè quando praticamente avevo un anno o due, una ventina di anni fa, in cui praticamente si era passati dal bianco e nero al colore, venivano tutti ripitturati, no? Quindi si mettevano lì col pennarellino a pitturarli a mano, ta 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 ta, no, praticamente ci fu il passaggio dal bianco e nero al colore, dai film in bianco e nero ai film a colore. Adesso sta accadendo il passaggio dai film in 2D ai film in 3D, soprattutto di questi mega spettacolari atomici tipo della Disney e di Cameron, no? Di Cameron, già, come si chiama? Regista Cameron, James Cameron, boh, I don't remember his name, yes. E insomma, al 3D ci sono varie tecnologie 3D, questa è quella più rudimentale, è quella anaglifica. Ecco qua, mi metto così, mi sembra quello che cantava la mosca qualche anno fa. E praticamente, grazie soltanto alla semplice tecnologia, no, che si mette una lente rossa e una lente blu, si vede in 3D. Poi ce ne sono anche altre più complesse e si vede anche meglio, però anche con questa qui si vede abbastanza bene. Ricordo che su YouTube ci sono parecchi video in 3D. Ci sono poi parecchi altri video di cui parleremo in un altro video. E quindi vi segnalo l'uscita di Titanic in 3D dal 6 aprile al cinema anche in Italia. Vivilo per la prima volta in tre dimensioni, il film più amato, più acclamato, Rose. Chiudi gli occhi, Rose. Sì, chiudo gli occhi. Sprintarella, giovane. Stupidaggine. Bellissimo film. A me piace più questo che Avatar, ma queste sono soltanto delle mie semplici opinioni e gusti. Molto bello il canale di Titanic 2012. Oggi parlo di Alibu, forse perché lo stacco. E già ho avuto 246.000 visualizzazioni, ma quello che conta è che tutti andiamo al cinema a vedere questo film in 3D. Vivilo per la prima volta in 3D. Quindi ricordiamo bene per tutti voi, facciamo del servizio utile. 6 aprile, cosa ha scritto? 6 aprile al cinema, dal 6 aprile al cinema, cioè praticamente oggi è, oggi che giorno è? 5 aprile, quindi da domani, venerdì santo, tutti a vedere Titanic in 3 Dimension. Yes, gli occhiali potete anche non portarveli perché li troverete al cinema.